Grazie, bentornate. Oggi finalmente faccio il video sui prodotti top preferiti dell'ultimo periodo, quindi un po' novembre-dicembre. E ho tantissime, tantissime, tantissime cosine da farvi vedere. Quindi iniziamo subito con i preferiti. Vado un po' random. Iniziamo con un prodotto per il viso che mi è piaciuto moltissimo. Non mi ricordo se già ve ne avessi parlato o no. Comunque è questo qui. Ed è il gel detergente Hydra Vegetal della Yves Non Rocher. so Mi che sia. piace perché non mi secca la pelle, me la idrata, non mi fa venire i brufoli soprattutto. Poi passiamo a un rossetto, ed è quello là che io adesso indosso. È il Miss Pupa Velvet Matte nel colore 402. È questo bellissimo color rosso. Si tratta della collezione di rossetti opaca di Pupa. Sono tutti molto belli e la cosa che mi è piaciuta di più è che non seccano tanto le Poi, labbra. Un altro certo. prodotto che ho usato moltissimo nell'ultimo periodo per il trucco di tutti i giorni è questo qui, che è la matita Long Lasting Eye Pencil DS nel colore 18 Berry Mary, che è una sorta di color borgogna che secondo me sta benissimo con gli occhi verdi. Come sapete già adoro queste matite a scatto così della Essence, solitamente uso quella marrone, però ho voluto provare questa e mi è piaciuta molto. Anche questa qui. Prodotto. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto moltissimo è una palettina, è stato un po' amore a prima vista questa, ed è la Palette Vamp nell'edizione limitata con, penso sia limitata, sì, con il cartoncino oro e il fiocchetto, infatti si chiama Gold Edition, proprio dedicata ai regali di Natale, e secondo me è bellissima come regalo perché, vabbè, a parte il fatto che il packaging è molto carino, ma a parte il packaging ci importa quello che c'è dentro. Vi faccio vedere Dentro subito, appare proprio così. Adesso ho un po' di ditate. Questo è l'unico inconveniente di queste palettine effetto vetro, che ne rimangono le ditate. Però secondo me è molto molto bella, sia a livello estetico, ma anche poi proprio da utilizzare perché l'ho provata, come vedete questo trucco l'ho fatto sempre con una palettina, sempre della linea Vamp. E i colori sono davvero pigmentati e di buona qualità, al contrario di altre palettine, sempre della Pupa, che invece no, non mi hanno entusiasmato tantissimo perché sì, sono belli, però i colori sono un pochino meno pigmentati, magari più per ragazze alle prime armi che non sanno truccarsi, quindi evitano in questo modo di fare troppi casini, diciamo. Questa qua invece ha dei colori secondo me molto belli e anche a livello di qualità migliore, quindi mi sono piaciuti In molto. modo In particolare mi è piaciuta questa perché ha tutti i colori miei preferiti, sui toni del marroncino, bronzo, anche un colore opaco e poi vabbè qui ha l'applicatore ed è piccolina e anche secondo me anche per viaggiare è ottima. poi È mi sono prodotto per i capelli, visto e rivisto, che mi è piaciuto nell'ultimo periodo e ho anche finito purtroppo, è la Fito 9. Sapete che avevo già usato la Fito 7. Di cosa si tratta? Per chi non lo conoscesse, per chi non la conoscesse, è una crema per i capelli che va utilizzata dopo aver asciugato i capelli, proprio come se fosse una crema idratante per il viso, invece per i capelli, li rivitalizza, gli dà un po' di vita, diciamo, tra virgolette. E mi è piaciuta molto perché è un pochino più nutriente questa rispetto alla Fito 7. Passiamo alla cura delle unghie. Ho avuto modo di provare diversi smalti e i miei preferiti sono questi tre. Allora, prima di tutto, il mio preferito in assoluto è questo, lo 092 della linea Paris Experience. A parte il packaging che è bellissimo, mi piace moltissimo il colore, è veramente, veramente, veramente bellissimo. L'ho utilizzato soprattutto sui piedi e secondo me è fantastico per questa stagione. È un colore, non lo so, mi piace moltissimo. Bello. Poi ne ho scelti anche altri due che mi sono piaciuti. In modo particolare sono questi due, sempre per l'inverno, però più che altro per le mani. Prediligo colori un pochino più scuri. Mi sono piaciuti molto i colori 103, questa è della linea normale, Basics, ed è un color vinaccia molto scuro, molto bello. E questo qui, che è il 112, è un blu, però non è un blu spento, è un blu un pochino più diverso, un pochino leggermente più acceso, una tonalità secondo me particolare. Poi, passando ai rossetti, ve ne avevo già parlato tempo fa, però questo mese mi è piaciuto tantissimo. Questo rossetto qui è Elegant Accent della linea Mineralize Rich, che è questo bellissimo
rosa fucsia che rimane comunque più leggero se ne applicate poco a mo' di balsamo per le labbra, invece è bello luminoso e saturo se vengono fatti più strati. È veramente fantastico, dura tantissimo e non so, lo adoro davvero. Nell'ultimo mese, come vi avevo accennato, ho avuto modo di provare diversi fondotinta BB cream di Pupa e mi sono particolarmente innamorata tra tutti quanti di questa BB cream. Direte strano perché tu odi le BB cream, Rossella. Sì, io a me non piacciono molto le BB cream perché quelle che ho utilizzato fino ad ora, non so, non mi hanno per niente soddisfatta, perché ho sempre preferito utilizzare piuttosto un fondotinta leggero che coprisse le imperfezioni, piuttosto che utilizzare una crema colorata. Effettivamente non copre nulla, ma nulla di nulla, mi dà veramente un colore minimo e non cambia nulla. Invece devo dire che è diversa, è stato diverso l'approccio con questa BB cream di Pupa. Si chiama BB Cream Professionals e questa è una linea uniformante illuminante, perché ha dentro, diciamo, il trattamento antimacchia, ma nonostante tutto è oil free, è adatta quindi a tutti i tipi di pelle, ha SPF 30. Allora adesso mi chiederete: perché hai preso l'antimacchia? Effettivamente non so nemmeno io perché io abbia preso l'antimacchia, perché mi sono sbagliata, però all'incontro con Pupa mi hanno dato anche quella per pelli miste grasse. Con quella non mi sono trovata bene perché ovviamente tende a essere opaca perché deve andare a contrastare la lucidità della pelle misto grassa e mi dà l'effetto di secchezza sulla pelle, quindi non fa proprio per me. Invece questa qui mi dà proprio un velo di luminosità e soprattutto non è per niente male da utilizzare tutti i giorni, perché come vi dicevo prima io odio le BB cream perché non mi danno ne nemmeno un velo di coprenza. Invece questa qua dà un aspetto omogeneo alla mia pelle, la pelle è più uniformata, è più bella, è luminosa, poi ovviamente non va a coprire le grosse imperfezioni. Uniforma la pelle e poi sulle piccole imperfezioni ci metto il correttore. Però già solo questa fa qualcosa. E però per avere un risultato migliore l'ho utilizzata con questo fondotinta qui, che è il Power Foundation, sempre di Pupa, che in realtà è una sorta, secondo me, di cipria. È un fondotinta compatto, indicato per pelli grasse, in polvere, però per me è una sorta di cipria, un po' più coprente. Altro prodotto che vi avevo già mostrato nel video acquisti è questa qui, è la crema mani alla calendula della Dr. Scholl, se vedete è quasi finita ed è una crema per le mani fantastica, è molto corposa, sembra quasi una pomata, però cioè è inverno e ho le mani praticamente morbide, non ho nessuna screpolatura, solitamente mi diventano davvero super secche, mi fanno male, invece questa qua è veramente veramente buona. Altro prodotto promosso è un rossettino di MAC e della linea Prolongwear Lip Color, è un rossetto 2 in 1, si applica la prima parte di rossetto colorata, si lascia seccare e poi si applica sopra il lucidalabbra idratante. È veramente ottimo come prodotto, lo utilizzo spessissimo perché dura davvero tante ore. La cosa buona di questo prodotto è che non secca tantissimo le labbra. Per esempio, se non sbaglio, quelle di Make Up For Ever non mi erano piaciute perché davano un effetto troppo secco. Invece questi di MAC assolutamente no. In particolare questo è il colore For Keeps. Altri due prodottini della linea Pupa che mi sono piaciuti. In questo caso si tratta della linea Pupa Snow Queen. Questa è un'edizione limitata natalizia che si ispira alla regina delle nevi, quindi è molto molto carina. Mi sono piaciuti tantissimo questi due matitoni qui che si chiamano Matic Stilo, ombretto stilo effetto fresco. E uno di questi ce l'ho adesso sugli occhi ed è quello argento, e l'altro invece è dorato, secondo me per le feste sono fantastici. Sì, Prodotti per il corpo. Allora, mi è piaciuto moltissimo e ho finito questo burro per il corpo di cui avevo già parlato negli acquisti, è il Macadamia Passion Body Butter di Lavera. È una crema molto corposa da utilizzare più che altro la sera prima di andare a dormire. È una sorta di burro, ha un profumino non male, buono, sa di fresco, non è eccessivamente dolce. Mi è piaciuta molto. Adesso invece sto utilizzando la mia amata Limited Edition, no, che
che compro da 2 anni, quindi non so perché sia edizione limitata, ma ce l'ha 2 anni. Comunque la Chocolate Fantasy Body Lotion, sempre di Lavera, una lozione che sa di cioccolato. In realtà non so perché io continuo a sentire la liquirizia in tutto ciò. Comunque è una lozione per il corpo, molto idratante, lascia un buon profumo sulla pelle e funziona davvero perché comunque è eco bio ed è di Lavera, che è una linea veramente ottima perché ha prodotti di buona qualità a prezzi bassi, come vi ho detto, ridetto, ridetto 10.000 volte. Poi, ultimi prodotti, tra i miei preferiti, tra il mio preferito, è il rossetto che indossavo nel video tutorial di questo trucco, non questo, è questo qui, sempre della linea Snow Queen, Regina della Neve di Pupa, è il numero 002, mi piace tantissimo perché è un colore fucsia con dentro tanti brillantini, rimane molto molto denso e luminoso. Altro prodotto di cui mi stavo dimenticando, che mi è piaciuto molto, è questo, è il kit per sopracciglia della Pupa. Cosa contiene? In questo mini kit proprio da viaggio, secondo me, contiene lo specchiettino, la cera, l'ombretto per sopracciglia, la mini pinzetta, proprio portatile, la mini pinzetta per sopracciglia e questa sorta di pennellino, quando da una parte il pennellino angolato e dall'altra il pettina sopracciglia, chiamiamolo così, diciamo lo scovolino. E mi è piaciuto tantissimo perché lo trovo veramente una bella idea, l'ho utilizzato anche per questo trucco, veramente comodo, tutto in un unico prodotto. L'unica pecca è che non esiste nei toni del rosso, mannaggia, quindi io utilizzo questa sorta di marroncino chiaro, che comunque adesso che ho fatto i capelli di un colore un pochino più scuro non sta a malaccio. Quando invece avevo i capelli più chiari preferivo utilizzare solo ombretti che tendessero a un marroncino rossastro. E poi, parlando sempre della linea Miss Pupa, volevo farvi vedere questa trousse che mi è piaciuta tantissimo. Più che altro però la consiglierei come regalo, ovviamente, perché chi ha 10.000 ombretti non ha molto senso che se la compri. È questa trousse qui, che secondo me è fantastica, si ispira un po' agli orsi polari. Si apre così, c'è lo specchio, ecco la mia telecamera. Qua c'è scritto, sì, una bellezza che splende. E poi si apre, wow, ci sono tantissimi colori. Secondo me come regalo per una ragazza, anche una ragazzina, una ragazza che ah, ma il trucchio è bellissimo perché c'è davvero tutto. Certo, magari un po' più come da vedere che da utilizzare, perché un po' mi dispiace, però c'è davvero tutto perché c'è il mini mascara. Oh, ecco, c'è il mini mascara dentro, poi c'è anche un pennellino che era qui. C'è la matita nera, questa qua è un pochino morbida, però l'ho provata, ma va bene solo per l'interno dell'occhio. Il mio prodotto preferito di tutta la palette è questa terra che è fantastica, e anche il blush color pescato, questi due mi piacciono una marea. E poi ci sono diversi ombrettini e degli ombretti e dei lucidi labbra, c'è la cipria, c'è un po' di tutto, è veramente bella, proprio più da vedere, più come regalo che poi magari da utilizzare, da comprare per se stessi, perché ma, davvero secondo me se mi regalassero una cosa del genere ci mi piacerebbe molto. È questa della collezione Snow Queen, quindi della linea limitata che è uscita quest'inverno, è la palette che mi è piaciuta di più, perché poi ne è uscita anche un'altra, che è questa qui, sempre a forma di orso polare, che esteticamente è carina. Vi faccio vedere. Esteticamente è molto carina, con i due orsetti. Si apre, aiuto, così. E poi qua è proprio a forma di orso polare. Qua c'è lo specchietto. È veramente carina, però questa la trovo già un pochino un po' meno utile rispetto all'altra. Perché sì, ha qualche ombretto, qualche lucida labbra, ma quell'altra è molto più completa. E niente, ditemi come sempre i vostri preferiti nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao!